Ciao Giovanni, ciao Mami. Ciao, ciao Calogero, ciao, ben ritrovato. Grazie, ben trovati voi. Questo è un Grazie. piacere chiacchierare un po' con voi. Sì. Oggi in particolare stiamo facendo una piccola registrazione di 5 minutini perché almeno tu Giovanni stai facendo, vuoi dare la tua testimonianza. Sì. Sì, volevo parlare appunto della mia sensazione dopo la prima e dopo la seconda, ma soprattutto. Ecco, scusami se ti interrompo. Diciamo subito che hai fatto due sessioni Sì. telepatiche. Si sente il respiro sul microfono, Giovanni? Si sente? Il respiro? Il tuo respiro sul microfono? È troppo diretto. Hai fatto due sessioni telepatiche. Ne hai fatta una con Joanna e l'altra con Gwen. Sì. Tra l'altro, quella con Gwen è stata ed è molto vista. Proprio perché poi c'è stato un momento in cui Gwen è entrata in ipnosi profonda e ha cominciato a dare informazioni, a fare nomi, a parlare un po' del sistema di controllo mondiale. Una sessione che poi è andata anche alla radio, un pezzo di questa sessione. Va bene, a Benissimo. prescindere da questo, la prima sessione con Joanna e la seconda con Gwen. Se non sbaglio, i tuoi problemi erano, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, un dolore alla schiena di improbabile origine, poi ansia da palcoscenico perché tu, Giovanni, sei un cantante, canti ogni settimana davanti a migliaia di persone e a un certo punto hai notato ansia da palcoscenico che ti limitava moltissimo nell'esprimerti come artista. E Sì. poi cos'altro c'era? Poi c'era questa fame nervosa, c'era Ah. il fatto che io metabolicamente parlando sono sempre stato molto atletico e negli ultimi anni invece il mio fisico è cambiato, si stava trasformando, modifico, perché ingrassavo soltanto a guardare le cose che mangiavo, cioè soltanto a guardarle ingrassavo, non riuscivo a smaltire, non so, probabilmente è dovuto a una questione di intolleranza e intolleranze sicuramente, perché non potevo mangiare più niente. Beh, comunque è successo un fatto strano, che dopo la prima sessione con Giovanna, che ritrovò dei problemi causati durante la gestazione con mia madre, e che a causa di mia madre mi vennero trasmesse tutte le sue ansie, probabilmente dettate dal suo carattere o chissà che cosa, insomma, dovute anche alla sua situazione. Dovremmo andare a vedere anche mia madre come è messa. Comunque, lei avendomi trasmesso queste ansie, praticamente io le ho metabolizzate e ho accumulato vari tipi di problemi. Adesso, fatto sta che l'ansia da palcoscenico mi è sparita, cioè mi è sparita nel senso sì, mi è rimasto un residuo perché comunque fa parte anche del mio carattere e sarebbe inopportuno togliere tutto, altrimenti si toglierebbe anche la sensibilità del cantante. E poi è successa una cosa strana, che sto dimagrendo, cioè nel senso è come se il mio fisico cominciasse a bruciare tutto quello che mangio, mentre prima mi rimaneva addosso. Infatti anche la mia compagna mi ha fatto notare, ma stai praticamente scomparendo sulla parte addominale e lombare, perché avevo le cosiddette maniglie dell'amore che non riuscivo, bastava che io facessi una serata, due serate in più, magari che ne so, con gli amici, con gli aperitivi o qualche cena così abbondante, che io mi ritrovavo tutto addosso e poi per smaltirla ci volevano settimane. E adesso invece è successo un miracolo, non so cosa sia accaduto. Fatto sta che sono felicissimo, anzi, il problema adesso è forse si è raddoppiato, perché col fatto che sto approfittando di questa cosa, sto mangiando come un disperato, perché io adoro mangiare. E quindi mangiando 3 volte di più di quello che mangiavo prima, riesco ad essere, no, nonostante tutto, riesco ad essere più magro di come ero prima. E questa è la cosa che mi entusiasma. Quindi, e questa per quanto riguarda la prima sessione con Giovanna. Poi ne facemmo una seconda, perché con la prima, con Giovanna, non eravamo riusciti a chiudere bene la sessione, nel senso che avevamo trovato questa entità luminosa che non voleva liberarsi di me, o al contrario, che non riuscivo a liberarmi di essa, e alla fine l'abbiamo ritrovata infatti con Gwen, però
Però non riesco, non mi ricordo più se ce l'avevo intorno, ce l'avevo addosso o comunque ce l'avevo sempre lì in Allora, disparte. sì, io ricordo, Mi devi perché quella ricordare. sessione, quella con Gwen l'ho rivista perché è andata a finire alla radio, mi hanno poi chiamato per farmi qualche domanda su questa sessione, quindi ho visto qualche spezzone. Era la stessa entità. Con Joanna ho preferito chiudere la sessione perché avevamo già fatto il lavoro, quello dell'ansia, si era presentata poi questa entità che era molto potente e Joanna era già da molto tempo in ipnosi e non poteva, non ho voluto forzare troppo la cosa, quindi l'abbiamo chiusa lì per questo. La stessa entità di luce bianca e potente che aveva beccato Joanna l'ha poi anche trovata Gwen, e Sì. questa entità è risultata una di quelle entità così potenti che prendono, molto luminose perché prendono energia, la sottraggono da moltissimi, da migliaia e migliaia di esseri umani sulla Terra, direttamente e indirettamente. Sono quelle entità che si spacciano per Dio, per le varie religioni, sono quelle entità che riescono a presentarsi in maniera luminosa perché possiedono un'energia molto forte, riescono a sottrarre, sono ricchi di energia, proprio perché la sottraggono. Adesso poi non ricordo i particolari, infatti poi dopo questa connessione con queste entità, Gwen è riuscita a vedere delle cose per cui siamo andati proprio a vedere. Da quelle altezze siamo proprio andati a vedere come si controlla la Terra, l'uomo, il sistema pianeta Terra. Quindi ha parlato Di tutto, di tutto di di più. Ho tutto, è stata. dovuto anche togliere l'audio perché Gwen dice: senti, sto facendo troppi nomi, è meglio che non succede niente, però voglio dire, per sicurezza, ho Beh, insomma, dovuto anche togliere qualche nome, soprannome. dai nomi che mi ricordo erano abbastanza significativi, quindi Nomi importanti, nomi di personaggi politici mondiali. tuttora in carica, molto importanti che si vedono in televisione quasi ogni giorno a livello internazionale. Sì. Quindi, vabbè, chiunque potrebbe farsi un'idea. E quindi, niente, poi scusami, dopo, scusa la parentesi, dopo quella con Gwen invece. E dopo quella con Gwen io mi sento decisamente bene, insomma, adesso sta diventando quasi, per me quasi una droga questa cosa, perché non sono mai stato, diciamo, così bene come in questi ultimi giorni, questi ultimi tempi, perché adesso risalendo a Joanne è stato forse un mese fa sì, in totale, da un mese fa, insomma, da un mese che sto bene, da un mese e mezzo che sto bene. Ma prima non riuscivo a uscirne fuori, avevo tutte le cose, insomma, che mi andavano sempre contro, andavano storte. E tra l'altro, insomma, mi stanno uscendo anche cose diverse anche sul lavoro. Adesso non so se è una coincidenza oppure comunque ci sono delle porte che prima erano chiuse che si stanno aprendo pian piano adesso. Prevedo, diciamo, un 2015 molto positivo. Beh, io comunque ti anticipo che di tanto in tanto farò un controllo, quindi mi controllerò per vedere se qualcosa è tornato oppure giusto per curiosità, perché io comunque adesso mi sento bene. Comunque, ci tenevo anche a dire che abbiamo fatto le sessioni telepatiche perché in un primo tentativo con te, non ricordo se non sei riuscito a entrare in ipnosi o se sei entrato in un'ipnosi molto leggera e non abbiamo No, potuto. non sono entrato. Non Non sono sei entrato. No, non sono entrato in ipnosi e abbiamo rinviato la sessione a un altro giorno con Joanna e da lì ho deciso che io devo avere una terza persona. Poi magari, non so, magari la prossima occasione terremo, diciamo, Joanna o Gwen, diciamo, a disposizione e proviamo prima ad entrare con me. Se non Sì, la riesco. prossima volta ci proviamo direttamente, probabilmente adesso che è cambiato qualcosa, probabilmente adesso c'è un accesso, hai un accesso più Più facilitato facilitato, diciamo. all'ambiente ipnotico, anche se questo dipende da alcune caratteristiche psicofisiche della persona. Però può anche dipendere da altro, esoterico, che magari supponiamo che potrebbe anche essere andato via con il problema che avevi. Io Questa è anche la vorrei provare questa esperienza in prima persona, cioè veramente vorrei provarla assolutamente. Infatti, io ci proverò. Sì, Ci proverò. ci proviamo, ci proviamo. Va bene, allora io vi ringrazio. Non so se Mami vuole dire qualcosa, la tua compagna. Mami, niente, adesso faremo, adesso proveremo anche con lei, Sì, dai, vediamo un po' cosa esce va fuori. bene, allora io chiudo la registrazione. Grazie. Grazie Ciao. a te, a presto, grazie.